Continua l'azione incisiva degli uomini della divisione anticrimine nel settore delle misure di prevenzione. Su proposta del questore di Reggio Calabria, il locale tribunale sezione misure di prevenzione ha accolto 7 proposte per l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nei confronti di soggetti appartenenti a vario titolo, a sodalizi criminali organizzati nonché gravitanti negli ambienti della criminalità. La stessa autorità giudiziaria ha riconosciuto in altre 6 proposte avanzate gravi responsabilità in capo ad ulteriori soggetti che sono resi protagonisti di reiterati episodi di stalking e maltrattamenti in famiglia, disponendo altresì il divieto di frequentare i luoghi abituali delle persone offese, l'obbligo di mantenersi a una certa distanza dalla vittima e il divieto di effettuare qualsiasi comunicazione con qualsiasi mezzo con le medesime. Inoltre sono stati ordinati con foglio di via obbligatorio 2 rimpatri nei luoghi di rispettiva residenza e contestuale divieto di far ritorno in questo capoluogo nei confronti di soggetti pregiudicati per i quali sono emerse palesi manifestazioni di turbamento dell'ordine pubblico e disturbo dei comizi elettorali. Ed ancora sono stati emessi 27 avvisi orali nei confronti di soggetti per i quali sono emersi chiari indizi di colpevolezza per azioni delittuose contro il patrimonio e la persona, episodi di violenza, minaccia e resistenza pubblico ufficiale, nonché materie di stupefacenti e armi, tutti caratteristici di chi è dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Infine sono stati irrogati 4 ammonimenti all'esito di istruttorie e condotte nei confronti di soggetti che sono resi protagonisti di violenze domestiche, minacce, atti persecutori nell'ambito di relazioni affettive e nei riguardi di vittime vulnerabili.